Buonasera, anche quest'anno un parterre tutto al femminile, quindi poi avremo però diciamo una componente maschile di grande importanza e vedremo subito accanto a me la direttrice del parco, Gabriella Tigano. Abbiamo comunque preferito scegliere il sito di Giardini, la prima colonia greca di Sicilia. Quest'anno è stato l'anno della ricerca scientifica, degli approfondimenti in funzione del progetto di restauro. Vicino al nostro parco, dedicata ad Egade. Obiettivi, quello di portare avanti i progetti di Sebastiano, di sviluppare le buone pratiche, buoni intendimenti, e abbiamo cercato veramente in questi pochi anni di vita, perché in fondo sarà 3 anni che la fondazione è attiva, di portare avanti tanti progetti, tra questi appunto. Tigano in questo parco esiste da quando Gabriella, per fortuna, è arrivata qui, trovano nel parco. Cioè, questo dà la misura di cosa la cultura e viceversa, cioè la cultura che crea appunto la comunità. Noi siamo una comunità particolarmente legata. Allora, io nel corso del XIX secolo, nel cuore dell'impero ottomano, gli archeologi europei ritrovarono i primi manufatti delle civiltà mesopotamiche. I re assiri dominarono l'intera mezzaluna fertile per quasi 5 secoli. Questi re guerrieri, quello che è successo nel museo di Mosul è emblematico. I rilievi di Sennacherib erano incredibilmente ben conservati e quasi certamente erano destinati al palazzo di Sud-Ovest. Nello stesso periodo della fondazione di Roma, i re assiri costruirono gigantesche capitali interamente progettate da brillanti architetti e ingegneri. È un onore stasera avere qui questo ospite che è arrivato dall'Azerbaigian, dove la sua equipe interdisciplinare che lavora da anni in questo paese. Le scienze nelle province di Ganja e Goramboi con l'obiettivo di scavare questi curi. E il mio sogno da bambino, archeologo, non bambino, era, dopo aver letto il volume di Maria Gimbutas, Kurgans, scavare un Kurgan di quella regione. E che poi lentamente questa tradizione si sposterà più a occidente, la ritroveremo a Gordion. Alcuni dicono anche che è una tradizione che poi si ritrova nei tumuli etruschi, e infatti gli azerbaigiani adesso inizieranno un progetto in questo senso, un progetto espositivo sugli etruschi. C'è uno spazio dove loro avevano un fuoco e probabilmente la brace veniva posta su questi, all'interno di queste installazioni, e sul pavimento abbiamo dei set. Che ci sia un passaggio tra quello che noi chiamiamo il medio bronzo caucasico, cioè tra il 2000 e il 1600 e il 1600-1200. Questo è un luogo di incontro tra chi sta lì. Se questo cura, io penso che la maggior parte degli italiani non lo si chiama Curalaxe perché nasce proprio in questa regione. La straordinarietà di questo fenomeno culturale della Curalaxe, anche Marco Polo ce l'ha narrato. I fuochi fatui, da raggiungere, noi non so se possiamo pubblicizzare la compagnia, noi voliamo con Tarkish, Catania, Istanbul. Quando sono passato ho conosciuto Paolo Mattia, poi ho conosciuto tanti di quelli che stavano lavorando all'esperienza. Scoprono un mondo oltre i faraoni, come mai si era detto prima. Quello che abbiamo trovato all'interno, ci sono decine di bare di legno, impilate l'una sull'altra. Ehi, Muhammad, vieni e illumina qui. Fermati ora. Cominciano ad emergere alla luce del sole, per la prima volta, dopo migliaia di anni. Attenzione al bordo. Tirate, tirate, tirate. Piano, piano. Questo è un tipo di legno locale. Chiedere il divorzio. Nell'antico Egitto le donne avevano persino la possibilità di ricevere una sepoltura uguale a quella degli uomini. Sami lo solleva. Ecco Sami. Solleva Sami, sollevalo. Sollevo un po' ora, Magdi, un po' più alto. Oh, wow. Benissimo. È bellissima, Sami. Congratulazioni.
Eccoci finalmente faccia a faccia con una donna vissuta 2,5 millenni fa. La mummia è intatta, stretta e avvolta nel lino con un bel volto dipinto di giallo.